Vi spieghiamo anche la motivazione di questa sosta. Abbiamo chiesto alle forze dell'ordine presenti di avere rispetto di questo grande corteo di cittadini, di anconetani, di marchigiani, di associazioni, di comitati, di centri sociali, di amministrazioni comunali e sindaci. Chiediamo alle forze dell'ordine di avere rispetto di questo movimento. Abbiamo richiesto di attaccare uno striscione simbolico davanti al palazzo della regione per annunciare il nostro arrivo il 5 luglio. Ci sembra poca cosa rispetto alla grandezza di questo corteo. Ci auguriamo che la questura di Ancona e le forze dell'ordine decidano di avere rispetto di tutta questa gente che in un caldo sabato di fine giugno ha deciso di essere qui e non altrove. Perché questa è anche una questione di democrazia, non solo di democrazia energetica, ma anche proprio di democrazia reale. Qua un paio di anni fa l'attuale presidente della regione Marche si è sprecato in lodi, tessendo le lodi della green economy, è venuto a fare il corona marittima, ha fatto la campagna elettorale spendendo belle parole sulla green economy, sul fatto che lui avrebbe impedito la costruzione delle mega centrali, avrebbe promesso a questa regione uno sviluppo alternativo. È bastato un solo mese perché questa classe politica si rimangiasse tutto e che lo facesse nel silenzio delle loro stanze. In nemmeno 20 giorni hanno deciso un cambiamento in nome della conservazione dei vecchi interessi, degli interessi loro, della loro classe politica e degli interessi dei petrolieri miliardari. Noi vorremmo che fossero difesi e tutelati invece anche gli interessi di chi magari l'attuale governatore della regione Marche l'ha pure votato. E quindi il 5 luglio, come abbiamo fatto in tutto questo inverno, come ha fatto tantissima gente in tutta Italia questo inverno con il governo Berlusconi, che è stato fiduciato nella realtà da migliaia e migliaia di persone, anche noi il 5 luglio qua nelle Marche vorremmo andare a chiedere spiegazioni alla giunta Spacca se ritiene di dare realtà alle promesse che aveva fatto, che l'hanno permesso di arrivare lì, oppure se gentilmente si vuole togliere dalle palle. E allo stesso modo chiediamo, insomma, che venga attaccato questo striscione.